Bella ti sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah, quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Beh, se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok. Queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio. È rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie. Tieni il resto. Ehi, aspetta. Ehi, ti serve una guida. Scusa. Che c'è? Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite. Ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio. 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso mio papà, stavo mangiando il gelato, ma non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Tutto ok, tutto ok. Cosa succede? Porta rossa. È questo. Detto, ora! Ehi, aspetta. Quanta fretta. Con me. Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi. Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli! Ti ho fatto una domanda, dove abiti? Ad Aratta. No, adesso non posso. E invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti.
Un'altra settimana in questo. Pink Lotus. Che significa? L'esercito. Magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Che accidenti fai? Dovresti essere professionale. Oh, dai, rilassati. Vivrai più a lungo. Rilassati? Sono settimane che seguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Così mi piaci. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. È vicina. Guarda, meglio andare. Nadine Ross. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Asav. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno. Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la Shoreline ha cambiato gestione. Incidenti di percorso. Nulla di irrisolvibile. Ma certo, certo. Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Clo Fraser. Colleziono antiquariato. Una ladra. Lavori per una ladra. Signore, abbiamo un problema. Signore, il Pink Lotus. Che c'è? Hanno fatto fuori l'intera squadra. Passo. Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un semplice ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oissala, davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo 3 invasioni persiane, 3 diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza di capire quantomeno dove andare a cercarla è affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oissala. Esatto. Mm. Un'esperta della loro storia e cultura.
La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio, lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve, ci buttiamo da sole! Prendetele! Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Ti hai permesso ad Asap di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vali davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Tu non sai niente. Su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì. Meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisele. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto, stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia, quella di Parashurama e l'ascia. Era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh. Ringrazia mio padre, la mitologia induista era il suo pane. Segui le sue orme, sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Di strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Clo. È Oisala? Oisala. Non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? No! Abbiamo fatto 100 chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna. Asav è tuo. D'accordo.
Le capitali antiche. Che cosa abbiamo? Alebidu e Belur. Pensavo fossero Ganesh e Shiva. Vedo che sei stata attenta. Ganesh era il guardiano di Alebidu, la più recente delle capitali Hoysala. Shiva, il guardiano della capitale precedente, Belur. Le incisioni sono magnifiche, ma non sembrano mura fortificate. Il rione degli scultori, da quel che vedo. Siamo ancora in periferia. Non pensavo fossi un'archeologa. Quello era mio padre, veramente. Io sono solo una ladra, ricordi? Ehi, la nostra auto ha un verricello? Sembra di sì. Ottimo. Allora ci penserà lui a queste porte. Vuoi buttarle giù con la forza? L'idea è quella, se non hai la dinamite. Qui comandi. Asaf. Ah, ottima vista. Merda. Si è portato dietro un battaglione. E altri potrebbero essere già dentro. Ehi, sono lusingata che ci prenda tanto sul serio. Dobbiamo entrare in quella porta. Ok, con calma. Prima pensiamo a questi scimmioni. Hai un piano? Sì. Certo. Questo ingranaggio e vediamo che succede. Non è rischioso. Hai notato che la vita degli avventurieri è costellata di rischi, vero? Vale anche per i mercenari. Ma se tolgo la sicura una granata, io so cosa succederà. Che vita monotona la tua. L'hai sentito? E tu lo senti? Guarda là. Porca vacca. C'è un enorme rilievo intagliato sul fianco della montagna. E tu credevi che saremmo morte solo girando una ruota? Vantaggi del lavorare con la figlia di un archeologo. Avrai avuto una bella infanzia, eh? A tratti, diciamo. Ho imparato molto. L'impero Hoysala era la sua specialità. Gli ha dedicato la sua vita. Mentre io, quando cerco tesori, penso solo al guadagno. Ah, sicuro. Se la paga non è buona, io non corro rischi. Lo immaginavo. Come gestire un esercito. Una grossa responsabilità. È solo istinto. Era l'armata di mio padre. Io ho preso il suo posto. Azienda di famiglia. E l'ho quasi distrutta. Ma lo saprai. Mi pare che tu conosca bene i fratelli Drake. Sì, beh. Ne parliamo un'altra volta. E ora, dove andiamo? C'è il forte con il tridente sulle cascate e poi il forte con l'ascia sulla montagna. Forse avrei dovuto chiedere. Ok, apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo. Ecco fatto. Cosa? A dire il vero che si trova nel fuoco. Un'altra cascata. Già. E siamo due su tre. Gli Hoysala hanno fatto di tutto per nascondere la zanna. Beh, la zanna era il vero simbolo del dominio Hoysala, della loro ricchezza e della potenza del regno. Un trofeo ideale per i persiani. Già. Mio padre ha sempre pensato che la zanna fosse addirittura qualcosa di più. Aspetta. Anche tuo padre cercava la zanna. Per lui era un'ossessione.
Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mandò via me e mia madre. Disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui, ai confini di Alebidù. Un po' ironico. E l'ultimo è sperduto sopra le cascate. Quello col tridente. Chiudiamo questa questione. E va bene. Oh, merda! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo la dignità. Ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherei? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivammo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Azar non deve superare. È magnifico. Per te quanto ci vuole incidere una cosa del genere? Anni, decenni forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Si comincia? Cerca di non romperlo. Sbagliata. Ma che diavolo... Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Benvenuta nel cuore di Alebidù. L'ultima sede nota della Zanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa?
Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Yeah. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alibidù? Yeah. Andiamo. E la tigre? Ci siamo. Incrociamo le dita. Questo era previsto? Non lo so. Non farci ammazzare. Non sei divertente. Pronta? Attenta. Magnifico. Che Shiva mi fulmini. Stavo per dirlo io. Presa. Rossa. Ah, no. No, va bene. Penso che andrà tutto bene. Bene? Dove diavolo è la Zanna? Non lo so. Tutto questo non ha alcun senso. Yeah, ce l'ha. Io e Sala vogliono farci girare a vuoto. Forse hai ragione. Ottimo. No, stammi a sentire. Ganesh è il simbolo di... Alebidù. E Shiva era il simbolo di... Belur. Che poi era l'antica... capitale. Esatto. Forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio. E la capitale antica fu dimenticata. Quindi questa città era un'esca. E se la fecero saccheggiare per proteggere Belur? E il tesoro. Potrei scommettere che la Zanna non è mai stata qui. Mai. E dov'è Belur? Oh, merda! Questo invece non era affatto previsto. C'è là! Afferra il bordo ora! Sta bene! Vai! Stai bene? Com'è che siamo ancora vive? Oh, puro talento. E un pizzico di fortuna. Ehi, bel lavoro, socia. Bel lavoro. Qua la mano. Gesù! E questo cos'era? Dovresti vergognarti in eterno, sai? Ehi. Correggimi se sbaglio, ma... qui non c'era un'enorme cascata. Sì, c'era. E quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate. Fantastico. Ed è merito nostro, vero? Beh, tecnicamente mio. Stronzetta. Senti,
Scusa se prima sono stata poco delicata. Ah. Tranquilla. Sai, voi due sareste andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Senti, è difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi. Ok. Sì. Ecco l'acquedotto. Vieni qui, c'è una appenditura. L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai assoldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che un poeta Hoysala tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà e poi sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere, veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. Devi prima generare il caos. Aspetta! Io alimenterò la mia guerra civile, eradicando l'ignobile stirpe del giovane re. A cominciare da te. Prese! Tagliale! Figlio di puttana! Vieni! Aggrappati! Qualunque cosa! Stai bene? Sì. Credo di sì. Ehi, vai piano. Sei svenuta quasi mezz'ora. Come mezz'ora? Yeah. Oh, merda. Merda, Asaf ha preso il disco. Aspetta un momento. Dobbiamo andare subito. Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori. Non voglio sapere. È bello tu sia qui. Ora siete in due, vero? Yeah. Ok. Andiamo a prendere il disco. E delle armi. E delle armi. In realtà quella vacca è sacra. Quello è Nandi, il custode di Shiva. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, merda. Asava sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No,
In che senso no? Sam Drake. Il suo esperto è Sam Drake. Già. Pezzo di... Sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam, è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo. Sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui. Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... Sfogati, non trattenerti. No, l'ho fatto. Sai una cosa, Nadine? Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì. O forse trovata la zanna, tu e Sam mi taglierete fuori. No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Ascolta, ti avrei detto tutto riguardo a Sam, te lo giuro. Stavo solo aspettando il momento giusto per... D'accordo! Un po' di esercizio mi farà bene! Merda. Ecco fatto. Prego, comunque. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asava è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto. Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. E pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. E va bene. Senti, io... non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e... le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo. Digli di fermarsi. Perché? Parla elefantese? No! Guardala. Oh.
Ecco perché era così agitata. Riguardo alla storia di Sam. Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta? Ciao, Bellur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Asali. Nessuno tranne Asav. E i suoi uomini. E i suoi uomini. Pronta? Hai rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta. E come entriamo? Non lo so. Ci sono dei... Incredibile. È senza dubbio un altare. Sembra che i re avessero a cuore la loro gente. Non stavano solo proteggendo la Zanna. Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? Padre è stato qui. Qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenersi al sicuro. Non posso lasciare che Asav trovi quella Zanna. No. Non possiamo. Grazie. Ringraziami una volta uscite vive. Hai ragione. Non scordare Ganesh. Oh. Fortuna che... Beh, è stato davvero un bel salto. Ero preoccupato. Su, un amico vi aspetta. Non vi ha mai tradito. E dire che ho provato a convincerlo. Sam! Dio santo. Ehi, ce l'hai fatta. Senti. No, tutto bene. Picchia come una ragazzina. Davvero? Toglimi le manette e vedrai come picchia una ragazzina. Che diavolo ci fa lei qui? Hai detto di trovare aiuto. Sì, devo ammetterlo. Tu sei fin troppo scaltra. Prima rubi il mio disco, poi mandi il tuo esperto per farmi girare in tondo. Astuto. Forse in te c'è davvero del sangue indiano.
Bene. Chiudiamo la questione. Va bene, va bene. Allora, Nadine Ross. Non mi parlare. Dicevo solo che ti trovo che bene. Che cosa ho detto? Cos'è questa puzza? Ah, scusa, negli ultimi giorni ho avuto un po' di difficoltà a trovare sapone e acqua corrente. Dio, tra tutte le persone che avresti potuto portare... Mi ha salvato il culo più di una volta, sai? Sì, ma forse non ricordi che ha anche cercato di uccidere Nathan e me molte, molte più volte. E a dirla tutta, voi due avete fatto lo stesso con lei. Sì, ma non è questo il punto. Il punto è che non appena noi le volteremo le spalle, lei ci ficcherà dentro un pugnale. Ehi, ti sento benissimo. Lo so. Io mi fido. Sai cosa? Va bene. Forse sono solo un tantinello seccato perché ce ne stiamo andando a mani vuote. Ma immagino... immagino che tu sappia cosa si prova. Oh mio. Di gran classe, grazie. Non è il momento, bambini. Se vuoi ne ho ancora. Ci vediamo dopo scuola. Su, sbrigati! Ci sottopongono a un'ultima prova. Mi sembra tu non abbia più bisogno di noi, quindi ce ne... No, andiamo. Al contrario. Tu conosci la storia. Vedi? Shiva donò a Parashurama la grande ascia, che colpì Ganesh in pieno volto e mise il figlio di Shiva, uno degli dei più potenti, in ginocchio. L'ennesima vittima di guerra. Non parlo. È vero, Clo. Finirà comunque per uccidere. Ha ragione. Ma se ti rifiuti... ti vedrai morire molto lentamente. D'accordo! Clo, no! Stai bene? Sì. Non me l'aspettavo, eh? Porca vacca, quella ragazza ha le palle, eh? Io non capisco. È un modo di dire. E perché hai interpretato male la storia? Ganesh si fece colpire dall'ascia di sua volontà. Ma non ha senso. Non per uno stronzo egoista, no? Vedi? Ganesh avrebbe potuto sconfiggere Parashurama tranquillamente, ma la sua vittoria avrebbe fatto sembrare l'ascia di Shiva più debole, senza poteri. Ganesh si sacrificò per l'onore del padre. Visto, è chiaro anche a lei, e non ha una goccia di sangue indiano. È magnifica, non è vero? Non hai niente da dire ora? Se vuoi, ti dico dove puoi ficcartela. Bene, miei cari. Preferirei uccidervi con le mie mani, ma non voglio irritare gli dèi. Voi mi avete consegnato un grande tesoro. Ok, quindi che pensi di fare? Vuoi allagare questa sala? Mi mancherai. Andiamo, non ti sembra di esagerare un po'? Nulla si distrugge davvero. Si purifica e rinasce. Perché non ci spari e basta? Giusto. Mentre l'acqua vi riempirà i polmoni, riflettete sulle scelte che vi hanno portato qui. Forse nelle prossime vite avrete miglior fortuna. Stronzo. Non so voi ragazze, ma io ho la testa bella piena di un sacco di rimpianti. Non dirlo a me.
Io non vedevo l'ora di spaccarti il culo un'altra volta. Ehi, senti, neanch'io sono proprio entusiasta all'idea di affogare accanto a te. Potete darci un taglio? Sto cercando di concentrarmi. Ma che fai? Ti faccio vedere che ho studiato. Ah, sì! A parte. Sto alla grande. Giuro, basta sigaretta. Ci avrà visti? Spero di no. Come fa Asava ad avere un elicottero? Forse è dei compratori. Che intendi? Ho sentito che Asava ha un incontro con dei trafficanti d'armi al deposito dei treni. Venderà la zanna. Altro che proteggere la sua cultura. Oh, aspetta un secondo. Ascolta. Prima. Grazie per. Cortesia professionale. Certo. Quindi pace fatta? No. Ecco, lo sapevo. Se corriamo, li intercettiamo prima che chiudano l'affare. Ah, abbiamo un passaggio. Che belli. Laggiù. Ci sono dei binari. Mi fermo qui. Asava avrà sentinelle ovunque. Meglio essere prudenti. Già, già, già. Ed è allora che perdiamo la zanna. Se vuoi puoi aspettarci qui. Sto solo dicendo. Va bene. Meno parlare, più camminare. Ma dove siamo? Mi accende? Certo. Va bene, dai, sono solo una manciata. Per me possiamo. Aspetta. A quella Zappa piace proprio fare le cose in grande. Sarà un bello spettacolo. Figlio di puttana. La shoreline. Che cavolo ci fanno qui? Ce ne eravamo liberati. Repartire. Ehi. Tutto bene. Io, a posto. Perché mi serve tu sia calma. Sono calma. Allora, signore, vi spiego che faremo. Io penso a quello sulla destra, voi due avanzate. Merda! Tra gli uomini di Asav e la shoreline ci saranno almeno 20 soldati. Aspetta, che c'è in quella casa? Munizioni, armi forse? Forse. Io pensavo che la shoreline non commerciasse armi. Loro non lo facevano. Lascia stare la cassa. Dov'è la zanna? Beh, là c'è Asav. Orca. Chi? Il mio ex braccio destro. Mi ricordo di lui. Sì, eccolo lì, orgoglioso del suo mallet. Vero? Hai capito. Ok, lo scambio concluso. Il tuo amico Orca ha la zanna. Togliamogli quel peso.
Ehi, wow, un attimo. Tutto senza un piano. Ve l'ho detto, ci saranno una ventina di soldati. Rilassati. Vivrai più a lungo. Sei il mio orgoglio. E mi sono perso. Ci siamo! Pronta! Ehi! Oh, ciao! Che diavolo hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre beghe in privato? La zanna, grazie. Voi due, insieme. Vuoi una memoria di merda oppure sei più disperata di quanto pensassi? Che cazzo, ce l'hanno tutti con me oggi. Non sono io quella ridotta a vendere armi a dei ribelli male assorti. Già, ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni? Me ne frega niente, dammi la zanna! Che peccato. Ti perderai i fuochi d'artificio. Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni! Pistola! Bel colpo. Grazie. Certo, non proprio preciso. Levati di dosso. Sì, certo. Ehi. Ti spiace se le do un'occhiata? Ehi, hey, terza è anche mia. Dividerai la parte con Clu. Ok. So che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che fa. Consideralo un onere di servizio. Fammi bene a sentire. È una bomba. Cosa? Oddio, Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città e il mercato. Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. E è veramente una tragedia. Ma ora abbiamo quello che cercavamo. Io... Cosa? Non vorrai inseguire davvero quel treno? Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarlo? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Bene. Bene, quindi chiamiamo le autorità. Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile. Non posso ignorarlo. Sono stanca di fuggire. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi.
tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Cosa? Non puoi abbandonarmi con lei? Fuori! No! Sto io davanti. Ok. Io starò dietro. Di uso militare. Vieni, aiutami. Oddio, pesante. Sai disinnescarla? Se ci provassi esploderebbe. Allora piano B, alla locomotiva. Ci siamo. Cazzo, il ponte! Merda! Merda! Sapete, io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente. Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria. Ci insulta. Volete rischiare la vita? Ma per cosa? Una città di bifolchi? Cazzo, sei insopportabile. Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani. Fate guerriera! Questa è la mia terra! Cosa avreste da guadagnare qui? Oh, conta più quello che hai da perdere tu! La bomba? Basterà comprarne un'altra! Brucerò la tua città, ladra! La tua gente ti implorerà di salvarla! Nadine! Pecore brameranno! Dovrete uccidermi mille volte per sperare di fermarmi. Oh merda, vorrei ricordarti il ponte. Sta zitta e combatti. Facciamola finita. Vai. Cagna maledetta. Avete rovinato tutto. Tutto quanto! La mia epurazione sarebbe stata magnifica! Perché non morite una volta per tutte? Qui abbiamo finito! Credete d'aver vinto? Ne verranno altri. E come il giovane re non avete niente in mano. Avevi proprio ragione. Il progresso richiede dei sacrifici. Fraser, dobbiamo andare. Piccola stronza arrogante! Via! Stop! Ah!
Dio santo! Oh, Sam! Dai, salite, vi aiuto! Oh, mio Dio! Basta carboidrati, cara! Lo dicono tutti! Dai, dai, dai! Oddio, grazie! Oh, mio Come Dio! Come diavolo avete fatto a uscirne vive? A dire il vero, non me lo spiego neanche io. E... Azav? Caduto col treno. Ah, beh, cose che capitano agli stronzi. Guardate che roba. Wow. Già. Ci siamo date da fare. E come? Quindi, qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline? Il traffico d'armi? Basta con la shoreline. Davvero? Davvero. A dirla tutta, pensavo di dare un'altra chance al racket dei tesori perduti. Conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia? Senti... Non tu. Ok. Ah, oh, mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la zanna? Ce l'ha... Porco cazzo. Cosa? Sam. Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce... Aio, ok. Diavolo. Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Già. Yeah. Quanto pensate ci frutterà questa roba? Ma... il Ministero della Cultura ci offrirà una... generosa ricompensa. Giusto? Socia? Vomito. Oh! Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete seri? Ci sono... collezionista privato. Ascoltatemi un secondo, io capisco il ribadire la nostra superiorità morale è una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremmo... Non rovinare il momento.